La Vespa, un'icona di design, un'icona di bellezza, grazie alle sue linee è esposta addirittura al Museo di Arte Moderna di New York. Ma tra gli innumerevoli modelli di Vespa prodotti nel corso degli anni andiamo a vedere quali sono le 10 Vespe più belle della storia. Bentornati sul canale amici, io sono Matteo, lei è Wanda, la mia Vespa Pix, compagna di mille avventure. Oggi andiamo a vedere quali sono le 10 Vespe più belle della storia. Chiaramente è una classifica personale per me, vedremo alla fine se sarete d'accordo con i miei gusti e dai, iniziamo subito. Per avere uno sviluppo migliore e più comprensibile della classifica andremo in ordine cronologico, quindi non saranno dalla meno bella alla più bella, ma semplicemente in ordine di produzione. Incominciamo con la prima, incominciamo col botto. La Vespa 98. Presentata alla Fiera di Milano dell'aprile 1946, la Vespa 98 è la prima Vespa, la mamma di tutte. Fin dall'inizio mette in luce tutte quelle caratteristiche peculiari che rimarranno per tutta la storia della Vespa classica, quindi scocca portante, motore laterale, trasmissione diretta senza catena e ruote intercambiabili. Viene costruita per 2 anni in 4 versioni che si differenziano tra loro per piccoli particolari e questo testimonia che fin da subito Piaggio ha iniziato ad innovare ed evolvere questo modello. Che dire ragazzi, è una linea primordiale, molto meccanica, ma allo stesso tempo geniale e forse proprio per questo bellissima. E credetemi che vista dal vivo è ancora più bella, ancora più affascinante nella sua semplicità, nella sua funzionalità e soprattutto il posteriore a me piace un casino, è davvero sexy. Poi appoggiata così, senza cavalletto, di lato, wow ragazzi, troppo troppo bella. Proseguiamo con la Vespa 125 prima serie, prodotta dal 50 al 52, sigle dalla V30T alla V33T. È il modello universalmente conosciuto per il film Vacanze Romane. È l'icona classica, secondo me, della Vespa faro basso. Presenta un'importante novità rispetto alle Vespa precedenti, quindi l'eliminazione dei comandi a bacchetta, comandi del cambio, e l'introduzione dei comandi a cavo. E con quel colore, ragazzi, secondo me è stupenda, sa di anni 50, sa di spensieratezza ed è proprio l'immagine, l'idea della Vespa che dall'epoca fino ad oggi ha conquistato il mondo. Tra l'altro l'ho presentata per bene e l'ho provata con tutte le sue caratteristiche e peculiarità nel video dedicato alla 125 V31 prima serie, quindi ragazzi vi lascio il link qui sopra in descrizione, andatelo a vedere dopo aver visto tutta questa classifica e questo video fino alla fine. Proseguiamo la classifica con la Vespa 150 GS. La Vespa 150 GS è stata prodotta dal 55 al 61 in 5 diverse versioni, fu un successo strepitoso ed introdusse le ruote e i cerchi scomponibili da 10 pollici. La linea è molto bella, davvero bella, è molto sportiva, con questo scudo inclinato che deriva dalla Vespa 6 giorni utilizzata nelle competizioni. E proprio per le sue sacche laterali, per i cofani grossi, belli tondi, le fu dato l'appellativo, diventato storico, di Vespone. La mia preferita però in particolare è la VS5T, l'ultima serie, la quinta, prodotta dal 59 al 61, e l'ultima GS150, dopo è stata fatta la 160, che presenta alcune novità e differenze estetiche piccoline ma importanti. Vengono utilizzati dei tamburi autoventilanti, le ruote sono fissate mediante 5 prigionieri anziché 4 come in precedenza e il fanale posteriore è leggermente diverso e integra la luce di stop. Conta chilometri a forma di ventaglio e che dire ragazzi, il GS è davvero il Vespone per eccellenza, il sogno sportivo di fine anni 50, inizio anni 60 e è veramente bella. La GS è un'icona. La prossima in classifica è una Vespa che vedo anche raramente in giro, la 150 GL del 1963. La sigla GL sta per gran lusso. Questa Vespa rappresenta un cambio, una svolta nel design negli anni 60. Si passa da quella che è sempre stata la prerogativa delle Vespe precedenti di linee curve, linee tonde, e vengono introdotte delle linee, un design squadrato. Questa innovazione di linee squadrate la troveremo poi anche sui modelli successivi e Piaggio sarà in questo caso un precursore di design, perché poi queste linee squadrate negli anni successivi, nel decennio successivo, arriveranno nel design di motociclette e anche di automobili. Il colore avorio secondo me è anche bellissimo, molto caratteristico e man mano che passa il tempo lo apprezzo sempre di più. Bellissime anche le cromature, i fregi che slanciano veramente la linea.
È la prima Vespa ad introdurre il faro anteriore trapezoidale, caratteristica che vedremo anche poi sulla Vespa 125 GT, sulla Sprint e sulla 180 SS, soluzione che poi verrà abbandonata un po' per un nuovo cambio di design e in parte anche perché ci si accorse che la forma tonda della parabola, perlomeno all'epoca, consentiva di illuminare meglio. Io in realtà non sono un fan delle linee squadrate, però la GL mi affascina, mi piace, non so perché, sarà forse per questo suo colore particolare, per essere la prima ad introdurre queste linee, per me, nonostante non mi piacciono le linee squadrate, è bella. E adesso ci spostiamo su una small frame, 1965, la Vespa 90 SS. La Piaggio lancia questo modello appunto nel 1965, derivato dalla Vespa 50, per quale si differenzia in evoluzioni sia a livello del telaio. Vediamo lo scudo ad esempio, che è stato ristretto, era stremato per aumentare la penetrazione aerodinamica. Anche il motore subisce importanti modifiche, come albero, carburatore, cilindro e testa, ridisegnati per raggiungere la potenza di 5,9 cavalli, cambia 4 marce e frizione rinforzata. Le ruote sono da 10 pollici, però lo vediamo tutti, la particolarissima e unica caratterizzazione di questa Vespa è la ruota di scorta messa in verticale centralmente sul tunnel, longitudinale, sormontata da un piccolo portaoggetti che sembra un serbatoio come d'uso sulle moto, e questo portaoggetti addirittura sopra ha un poggiapetto proprio per appoggiarsi giù come nelle competizioni, come facevano i piloti. Infatti ha partecipato in diverse gare dell'epoca, era soprattutto super efficace nelle gimcane, è stata prodotta in soli 5.000 esemplari, quindi rarissima, e mi immagino che sia stata il sogno di tutti i ragazzi di quegli anni, a volte difficilmente raggiungibile visto anche il prezzo elevato. Ragazzi, dai, io mi immedesimo in un ragazzo di quell'epoca vedendo questa Vespa così, che richiama proprio le corse, le competizioni, è super super affascinante. Tra l'altro la sella si apre anche al contrario, proprio per non andare a urtare questo portaoggetti, questo bauletto sopra la ruota ha l'apertura inversa da davanti rispetto a tutte le altre Vespe. Ragazzi, facciamo un attimo di pausa perché volevo dirvi che ho visto che metà di voi che guarda i miei video non è iscritta al canale. Come mai, ragazzi? È facilissimo, basta cliccare qui sotto, è gratis, è del modo migliore per continuare a far crescere il canale, tutti i contenuti. E tra l'altro ho visto invece una bella cosa, che la percentuale di donne, di ragazze che ci segue è in crescita, è in aumento, quindi molto bello, sono molto contento di questo. Dai, cliccate che si riparte con la classifica. Proseguiamo con un pari merito, Vespa 125 GTR e 150 Sprint Veloce. Un pari merito perché sostanzialmente sono identiche. Introdotta nel 68 la 125 GTR e nel 69 la 150 Sprint Veloce, qua abbiamo un ritorno al faro tondo di dimensioni generose. E ragazzi, per me sono due Vespe bellissime, il telaio è in comune con la Rally, però 125 GTR Sprint Veloce secondo me hanno una linea veramente semplice, avvolgente, bella, e poi soprattutto anche grazie ai colori in cui erano proposte, sono due Vespe bellissime, ragazzi. Ho avuto modo di vederle da vicino, di provarle, mi sono veramente innamorato. Procediamo quindi, rimanendo coerenti e rimanendo in linea, con la Vespa 200 Rally, introdotta nel 1972. La 200 Rally è l'evoluzione della 180, anche qui abbiamo dei bellissimi colori, e la Vespa con la cilindrata più grande mai prodotta fino a quel momento, è qualcosa di unico, ragazzi, un sogno, con questi adesivi bianchi molto sportivi, molto rally. La 200 introduce il miscelatore optional, l'accensione elettronica e il tipo di marmitta che poi diventerà la marmitta comune per tutte le Vespe successive, per i PX, la padella, andando così, grazie anche a questo scarico, a raggiungere prestazioni di motore veramente veramente elevate. E la Vespa d'eccellenza per il turismo, perché per il turismo veloce, perché era comoda, spaziosa, consumava poco e aveva grandi prestazioni. Insomma, secondo me è stata ed è tuttora il sogno di tanti vespisti, soprattutto di quelli che amano le Vespe classiche ma vogliono anche darci del gas e viaggiare.
La prossima è di nuovo una small frame, Vespa 125 ET3 Blue Jeans del 1976. L'ET3 è la versione sportiva della primavera, dove la sigla ET3 sta per elettronica travasi 3. Abbiamo quindi l'introduzione dell'accensione elettronica in luogo delle puntine e i tre travasi abbinati anche alla nuova marmitta danno a questa Vespa delle grandissime prestazioni. Se poi ci mettiamo l'agilità, la maneggevolezza e il peso ridotto del telaio compatto small frame, beh ragazzi, l'ET3 era davvero veloce e divertente da guidare. Sportiva anche nell'estetica grazie a questi adesivi che richiamavano quelli della Rally. La vera chicca, ragazzi, però, era la sella in plastica effetto jeans che era di serie, disponibile solo per le primissime ET3 in colorazione blue jeans. Figata. Adesso vi lancio una bomba destabilizzante, sapendo che magari molti di voi potranno non essere d'accordo, ma a me è una Vespa che piace un sacco. La Vespa 946. Sì, ho messo questa Vespa moderna perché mi piace davvero tanto e ho sempre apprezzato tutti i momenti in cui Piaggio ha provato ad innovare, ma cercando di mantenersi fedele a se stessa. E nella 946 c'è un evidente richiamo al passato, sia nel design, anzi partiamo dal nome, il nome 946 che richiama l'anno di nascita della Vespa, e poi anche nella linea. È una linea che è futuristica, ma allo stesso tempo richiama proprio il passato, richiama anche i primi prototipi della Vespa, quindi questa cosa mi piace un casino, ma è molto bello e affascinante anche l'utilizzo di materiali che ha la 946, quindi abbiamo alluminio, abbiamo pelle, finiture pregiate addirittura fatte a mano, ragazzi, quindi 946 entra in questa lista. Tra l'altro anche questa l'ho provata in un video dedicato, vi lascio linkato anche questo, come sempre alla fine sapete che potete continuare a guardare altri video. Tra l'altro col kit della Malossi diventa una bomba e viaggia come un 300. Siamo arrivati all'ultima, ragazzi, e quindi concludiamo in bellezza. Vespa PX 70° anniversario. Che dire, il canto del cigno della Vespa PX, ragazzi, veramente bellissima, sia perché l'ultima serie di PX, personalmente sono di parte, mi piace molto perché presenta tutte le innovazioni tecnologiche introdotte da Piaggio nel tempo, quindi faro alogeno, freno a disco, miscelatore, eccetera, eccetera. Però anche alcuni componenti di design molto belli, come il nasello di nuovo tondo, lo stemma rettangolare, anche il fanale posteriore arrotondato mi piace molto e la 70° gli dà ancora un plus in più grazie al colore azzurro 70 bellissimo, i mozzi di colore dedicato e le finiture della sella con un colore specifico bellissimo, abbinate alla borsa posteriore in pelle, super costosa, tra l'altro, ragazzi, proprio un pezzo introvabile. E tra l'altro anche di questa Vespa ho fatto un video dedicato, uno dei primi video del canale dove ho avuto modo di provarla, un 150. Bene ragazzi, la classifica è finita, mettete un bel mi piace, se arriviamo a 10.000 iscritti in tempo breve farò un video sulle Vespe più iconiche e fondamentali della storia della Vespa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto, se siete d'accordo quali Vespe sono le vostre preferite, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video in arrivo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Oh!